Ciao a tutti, io sono Mariangela, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, proviamo insieme alcune cosine della nuova collezione di Nabla, in particolare la Hibiscus Collection. Ho preso soltanto delle cosine in realtà della collezione, diciamo le più importanti, come ad esempio la palette e uno dei loro rossetti. In realtà sono usciti anche altri pezzi della collezione, ad esempio altri due Cupid Zero, che sono tra i miei prodotti preferiti di Nabla, e anche, se non sbaglio, altri due Two Reasons. Io in realtà non li ho acquistati, i Cupid Zero sono ad esempio questi qui, penso che tutti voi li conosciate, e ne ho parecchi già, quindi ho preferito diciamo continuare a provare gli ombretti di Nabla e uno dei loro rossetti che mi piaceva maggiormente. Le colorazioni dei Two Reasons erano molto interessanti, ma diciamo che l'ho voluto skippare. Io oggi ad esempio indosso questo qui, me lo vedete già sulle guance, che si chiama Touch My Soul. Molto molto bello, ma vi ripeto, ho preferito diciamo skipparli quei due, così come ho preferito skippare anche i Cupid Zero. Ce n'ho già un bel po'. Questi ad esempio sono i tre colori pop che ho. Sono usciti altri due colori abbastanza pop, devo dire un color mandarino, l'altro ora non me lo ricordo bene, però diciamo che in tutto ciò, se posso fare questo appunto, la collezione che dovrebbe essere appunto una collezione autunno-inverno, comunque una collezione autunnale, per me prevede più colorazioni primaverili. Lo si può vedere già anche dalla palettina, questa è la palette. Anche il packaging a me ricorda tantissimo comunque le colorazioni primaverili. Quindi diciamo che anche tutta la scelta cromatica, anche i colori, diciamo, eccoli qui. Questi sono i quattro colori speciali usciti per questa collezione. Mi ricordano tutti quanti da primavera, quindi non so perché hanno voluto fare questa collezione autunnale in questo modo, ma sono comunque colori molto molto belli. Poi ho preso, oltre alla palette con le quattro cialdine, che fatevelo dire, continua a costare un rene, e meno male che ora sul sito, se acquistate i quattro colori, la palettina ve la regalano. Io altrimenti non l'avrei presa, sinceramente, tutto il quad, perché soltanto questi quattro colori vengono con lo sconto del 20% che hanno applicato, diciamo, per il lancio, vengono la bellezza di 50 euro. Ora sicuramente verranno di più. È lo stesso discorso fondamentalmente che abbiamo già fatto per l'altra palette, perché se vi ricordate bene, in qualche video precedente ho già recensito questa qui, ve la faccio vedere. Eccola qua, l'altra palette che avevo recensito con tutti i colori multichrome, comunque dalle texture speciali. E mi era piaciuta comunque, nonostante il costo elevato. Ah, vi ripeto, che queste sono magnetiche, quindi eccole qua, potete fare questo gioco qui. E di fatto poi ho voluto acquistare un altro bundle con altre due palettine, eccole qua. E queste qui hanno anche qui delle texture un pochino, non proprio speciali, ma tipo ad esempio questo è Cannabis, un colore bellissimo. Io ancora li devo provare questi qua. Sono dei topper fantastici. E qui ci sono alcuni dei metallizzati comunque di queste nuove collezioni di palette componibili. Ho poi acquistato lui, che è il nuovo rossettino, che si chiama Love Me Too. Questa è della collezione Matte Pleasure. È uscito in una nuova versione, comunque con questo colore salvia, che tende un pochino al celestino, molto molto bello. E ho potuto in buona sostanza acquistare soltanto questi pezzi qui, perché diciamo
diciamo il costo è diventato un pochino troppo eccessivo. Parliamo di una ventina di euro per il rossetto e una cinquantina di euro per la palette, quindi fondamentalmente con tutto che c'era il 20% di sconto mi veniva comunque tanto. Come vi stavo dicendo prima, ho già fatto la base, quindi ho già applicato il Cerison di Nabla che non fa parte della collezione e sempre di Nabla lo skin glazing nella colorazione Amnesia, molto molto bello, anche questo è molto fine come illuminante, ma comunque molto luminoso. Allora, voglio fare un look utilizzando questi quattro colori. Non ci sono opachi, quindi dovremmo fare qualcosa. Io avevo intenzione di fare qualcosa di grafico, come avevo visto fare anche nei loro post, nei post di Nabla su Instagram. E non mi sono spinta ad acquistare gli ombretti opachi proprio perché per il loro alto costo, sinceramente, se volete proprio provare degli ombretti, provate un pochino, secondo me, questi qui, che sono quelli dalle texture un po' speciali. In questa collezione si sono aggiunti, oltre a due multichrome, anche una nuova texture che sarebbe questa dei glitter qui, che in realtà abbiamo incontrato nelle loro palette formate 4 di glitter. Voglio partire con questo colore qui, che è un multichrome fantastico, perché io adesso da qua lo sto vedendo viola. Ora è un po' difficile farvelo vedere, ma è un verde che cambia e diventa viola, quindi molto molto belli comunque gli ombretti in sé. State attenti nel maneggiarli perché non è il primo video che vedo che la gente si ritrova tutti gli ombretti sfracellati a terra e per il prezzo che hanno è veramente una disgrazia perché c'è. Già li sto pagando quasi 18 euro a cialda, tranne i glitter che dovrebbero essere sulle 7 euro. Voglio andare a prelevare questo colore qui, il verde che vira al viola della nuova collezione, appunto, e lo vado a prelevare prima con un pennello perché in realtà vorrei fare una cosa che ho già visto anche su Instagram, una sorta di linea di eyeliner con questo ombretto qui. Provo a cambiare pennello, ne scelgo proprio uno come quello d'eyeliner fondamentalmente e provo a vedere se cambia un pochino il risultato. E più o meno, anche se sto un pochino maciullando la cialda e me ne dispiace, però non so come abbiano fatto quelli di Nabla a fare il look che ho in mente io. Vi ripeto, ho visto questo look su Instagram e mi è sembrato molto wow, quindi ho detto voglio fare la stessa cosa. Si sembra un eyeliner comunque multichrome. Ora non so se voi vedete, in realtà io da qua vedo completamente verde anche una volta applicato in questo modo, quindi secondo me, ecco, lo devo andare a mettere proprio come un ombretto e non proprio come un eyeliner. Allora, questo verde comunque non è niente male, anzi è bello vivido, però io non continuo a vedere i riflessi viola. Forse è la luce. Allora no, non è questione di luce perché io sto provando. Ecco, forse un pochino sì, così lo riesco a vedere. Mi dà l'impressione, provando questo colore, che i colori che abbiamo utilizzato nel precedente video, quindi gli altri multichrome, siano un po' più multichrome. Questo sembra semplicemente verde, o comunque si percepisce un po' di viola, ma non allo stesso modo in cui si percepivano
le sfaccettature di altri colori degli altri ombretti. Io non mi so vedere con un trucco senza piega fatta, nel senso senza ombretto opaco nella piega, quindi vado ad applicare un marroncino dalla palette, dalla Dreamy Palette. Ah, tra l'altro sul dito qui si vede un pochino, cioè perlomeno adesso io così lo vedo il viola. Ma era meglio che non la facevo prima la base, perché a parte spolverano un casino e mi sono ritrovata praticamente tutto il verde qua. Ripasso un pochino, l'ho tolto un po' con la salvietta umida, però questa cosa che spolverano non mi piace. Non so, questi nuovi ombretti sono belli, mi ripeto, questi mi hanno intrigato. Questi mi hanno intrigato di più, devo dire, e mi hanno fatto comprare anche gli altri. Però questi qua, perlomeno, sono partita con questo che doveva essere il più spaziale dei Multichrome, e a me sembra un classico verde. Ma continuiamo senza indugio, andiamo a fare la piega, come vi dicevo prima, con Illusion. Poi quelli di Nabla ci spiegheranno come hanno fatto a fare. Forse l'hanno bagnato l'ombretto, evidentemente sì, l'eyeliner con quell'ombretto lì. Continuiamo, andiamo con l'altro colore più particolare. Questo è bellissimo comunque a vedersi da così sul dito. È questo color ghiaccio. Tendente al dorato e tendente al verde, molto molto bello. Magari lo cerco di piazzare qui. Ok, questo è molto particolare come colore, come topper sicuramente è anche molto molto bello. Non è proprio un colore che secondo me va da solo, ma magari sì, in combo con l'altro dà dei bei riflessi. E ora andiamo a swatchare i due colori. Mamma mia, cioè veramente io l'ho nemmeno pressato più di tanto. Ho l'ombretto glitterato, viene via da tutte le parti ed è ciò che io non volevo. Vengono via questi pezzettoni che spero non vadano nella parte negli altri due ombretti, insomma. Il glitter è questo qua, comunque è tanta roba da solo, ragazzi. Cioè, a vedersi così è stupendo. Lo portiamo a questo punto qui, in questa parte qua, perché li voglio provare un po' tutti questi colori. Secondo me questo da solo era ancora più bello. Non hanno bisogno di colla per glitter, quello è sicuro. Qualcosa svolazza via, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. E ora voglio andare a applicare gli altri glitter, piano col toccarli perché vengono via proprio a pezzettoni. I glitter è proprio tanta roba, secondo me dovevano fare una palette di soli glitter, farne uscire perlomeno un'altra. Questo sistema, come vi dicevo, di glitter che si uniscono agli altri due ombretti, così non è che mi piaccia particolarmente. Belli, per carità, però, magari forse non uniti tutti quanti insieme. Io però volevo provare tutta la palette della collezione e non so. Magari i glitter da soli mi stupiscono di più. Su Luca ha bisogno un po' di definizione. Vado con Dogma, il colore più scuro della Dreamy Palette. Ok, ho applicato il mascara e questo è il risultato di tutti e quattro gli ombretti. Non male, fanno una bella luce, comunque sia i glitter. Però magari
sono da riprovare insieme e forse singolarmente, ovviamente, in un altro look. Non è male, ma mi hanno lasciata un pochino perplessa, soprattutto questi due, che per essere due cialde da 18 euro l'una non sono nulla di speciale, e soprattutto questo, perché questo si salva di più, mi piace di più, è questo punto luce qua, che dalla cialda poi tra l'altro sembra bianco, ma in realtà è un verde acido. Ora andiamo a applicare qualcosa sulle labbra. Ovviamente proviamo lui, il rossetto di prima che mi sono persa. Ah, già che ci siamo, avevo questa Cupizzerro qui, la piazzo un attimino nella rima interna dell'occhio, perché queste matite scrivono benissimo anche nella rima interna. E secondo me questo celestino ci sta bene accanto a questi verdi. La colorazione è la Mint, la Harrow Pop. E così il look è un po' più pop, un po' più carino. Come vi dicevo, continuiamo e andiamo ad applicare lui, che ha un bellissimo color lampone. Questo è molto bello per l'autunno, secondo me questo fa molto autunno. Il pack di questi rossetti è bellissimo, non so se intravedete la N al di sopra, e comunque il pack è ben curato. Di questi qui sono già usciti nella diciamo collezione permanente, altre colorazioni, il pack è tutto bianco. Questo qua lo voglio abbinare ad una matita, per essere un pochino più precisa, sempre di Nabla, è la Close Up Lip Shaper nella colorazione 3.5. Ok, magari non ci attecca proprio particolarmente con questo, però un pochino ho fatto il contorno. E anzi, con tutto che comunque abbiamo messo una matita, i rossetti di questo di questa collezione, o comunque di questo tipo, che si chiamano, vi dicevo, i Matte Pleasure, hanno questa forma bellissima. Che dovete stare attenti nelle applicazioni a non rovinarla, perché ha una punta talmente tanto perfetta che riuscite ad applicare benissimo il prodotto anche senza matita. Con la matita sotto di base un pochino più violetta mi piace veramente tanto, questo colore è stupendo. Poi lo trovo armocromaticamente in linea comunque con i miei colori. E questo è il look finito, che dire, sono un po' titubante, un po' tanto, perché boh, o devo provarli singolarmente, ma insomma non mi sono piaciuti più di tanto. In realtà proprio questi colori qua. Ora ve li swatcho gli altri due, magari vediamo insieme se sulla mano sono differenti. Perché sull'occhio non rende tutto questo gran multicrom. Ok, da qui riesco a vedere che questo cambia e diventa un po' più lilla. Ma è un lilla talmente flebile, talmente leggero, che predomina di più la parte verde. E sinceramente, anche quando mi giro col viso, non vedo chissà che grandi sfumature e chissà che multicrom. Questo mi piace molto, molto di più. Quello bianco rende di più. Sicuramente, come vi dicevo prima, per fare l'eyeliner come volevo partire io all'inizio, magari li dovete bagnare sicuramente. Però, diciamo, non è proprio il massimo della comodità bagnare un ombretto. Io, per esempio, preferisco usarli proprio assoluti così, perché
gli ombretti, in generale tutti. I glitter sono molto belli, io spero che da vicino si veda bene. Comunque non è che mi abbia tanto emozionato. Ecco, mi ha lasciato un pochino senza parole per questo motivo, perché da Nabla mi sono sempre aspettata tante cose. Fatemi sapere qui sotto in un commentino se il video vi è piaciuto, se comunque vi sono piaciuti questi ombretti. Io non mi voglio esprimere più di tanto, ma per il prezzo che hanno, no. Cioè, se vi piace una cialda nel particolare, ok, compratela e la mettete lì da parte, magari in una palette già vuota che potete trovare su Amazon. Se no, se volete proprio tutta la palette, siete costretti, per averla gratis, a comprare tutti e quattro i colori. E sinceramente non è che mi capita più di tanto, anche la questione che questi glitter ora svolazzino e vadano, scusate, anche nelle altre cialde. Non è che mi faccia impazzire come cosa. Comunque fatemi sapere tutto qui sotto in un commentino, io aspetto le vostre opinioni. Il rossetto, vi stavo dicendo, invece mi piace tantissimo anche la colorazione, il comfort pure. Per essere un rossetto da 20 euro, comunque buono, ci sta. Certo, non è dei più economici, ma nemmeno dei più cari. Secondo me questo vale il prezzo. Gli altri non me lo giustifica ancora questo prezzo. Cioè, se qui in questo caso, nel vecchio video, sono stata contenta di acquistare poi le altre due palette, perché avevo trovato un bundle in offerta sul sito, perché questa fondamentalmente con i suoi colori mi aveva convinta a provare anche gli altri ombretti. Se avessi provato prima questa, quindi fosse uscita prima questa rispetto alle altre, o comunque rispetto a lei, mi avrebbe lasciato un po' più interdetta e avrei detto, ok, tieniteli lì, Nabla. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!